24 marzo del 1980 è stato assassinato, se non sbaglio la data, sì, ma dovrebbe essere proprio quella data, sì, lì, sì, è quella data e lì. Monsignor Oscar Arnulfo Romero. Se ne parla in questi giorni perché appunto sta per salire all'onore degli altari, o meglio diventerà beato il 23 maggio, e la cerimonia si svolgerà proprio a San Salvador. Lui è tornato al padre, diciamo così, proprio durante una messa, in proprio particolare mentre... durante l'offertorio. L'offertorio, anche. Mentre è una situazione, insomma, la sua vita, una vita particolare legata proprio agli ultimi. È stata anche un po' dibattuta, come ci darà la nostra ospite, giornalista dell'Avvenire, che ha scritto alcuni pezzi proprio su questa figura, e insomma questo iter ha portato a quello che desiderava anche, per esempio, Papa Benedetto XVI. Non dubito, ha detto in un suo viaggio all'estero, che la sua persona meriti la beatificazione. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche Papa Francesco, che ha vissuto poi quella zona. Per molti del salvadoregni è santo da sempre, cioè nel senso, certo, è stato ucciso da questo squadrone della morte mentre celebrava la messa. Poi dopo, ma subito dopo, almeno da quello che ho letto io, cioè, molti già riconoscevano, certo, la sua santità. Era un fortissimo testimone, come cito alcuni articoli, della fede e della domanda di giustizia sociale, non quanto ragioni politiche, ma in quanto ragioni proprio per attaccamento al Vangelo. Ne parliamo con Stefania Falasca. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, cosa si può dire su questa figura anche per chi non la conoscesse? Perché noi siamo un po' più diciamo del mestiere e la conosciamo un po', ma insomma, chi non la conosce, due parole per identificare questa persona molto importante. Romero è stato un arcivescovo, di San Salvador, quindi dello stato centroamericano del Salvador, e è stato ucciso in odio della fede, appunto la Chiesa lo ha riconosciuto questo, ed è stato assassinato nel momento in cui lui stava dicendo la messa ed elevava il calice, appunto, del sacrificio della messa, nella chiesa di un ospedaletto dove lui aveva l'abitazione e viveva insieme alle suore che stavano insieme con lui. Quindi è stato un evento che ha certamente segnato anche la storia della chiesa di quel luogo, ma anche in generale ha avuto una ripercussione enorme, perché era un arcivescovo che così veniva assassinato. E Romero è stato quindi poi subito inoltrata la causa, ma ci sono stati dei problemi, perché il momento storico in cui venne ucciso era un momento in cui governava un'oligarchia che si definiva e proclamava cattolica, ma che aveva messo in atto nei confronti della Chiesa, di una parte della Chiesa soprattutto, una forte persecuzione. Molti sacerdoti erano già stati assassinati, oppresi o espulsi. Romero certamente, insomma, ha pagato dentro questa situazione con la vita, ma perché è stata un po' complessa questa causa e lunga soprattutto? Perché Romero è intervenuto in difesa di tutta la popolazione, eravamo in una situazione di guerra civile, che ha difeso i contadini, ha difeso la popolazione, perché questa oligarchia teneva in mano, aveva, ecco, tutta l'economia si poggiava, no? sui contadini che non avevano alcun diritto e morivano di fame veramente, e quindi il vescovo e la Chiesa, sul fondamento della dottrina sociale della Chiesa, hanno difeso questa popolazione e hanno anche condannato gli atti gravi di ingiustizia, e quindi ha scatenato l'odio, insomma, nei confronti della Chiesa. Il problema era che in quel momento c'erano delle polarizzazioni politiche forti, e quindi si diceva, ma il vescovo o altri della Chiesa hanno difeso questo perché erano dei marxisti. Ecco, la Chiesa veniva ed era accusata di essere sovversiva. In realtà Romero, come gli altri,
non era questione di essere sovversivi, era questione di difendere i poveri secondo quello che è la tradizione della Chiesa, la dottrina della Chiesa e tutti i documenti magisteriali che c'erano in quel momento dopo il Vaticano II, a partire appunto dai documenti della stessa Evangeli Nunziandi, allo stesso Puebla e Medellin, che sono i grandi documenti della Chiesa latinoamericana del post-concilio. Romero ha fatto questo, e anche i suoi preti hanno fatto questo e hanno pagato così. Ecco, infatti stavo guardando mentre lei parlava anche un filmato, La morte Romero, una morte annunciata, La storia siamo noi, quel dossier che era stato fatto qualche tempo fa proprio su questo personaggio, su questo grande testimone. E lei diceva adesso, poco fa, che non solo Romero ma molti altri furono i sacerdoti che pagarono col sangue. Tra di loro c'è un movimento proprio per tornare alla difesa della povertà e comunque alla difesa di quei campesinos. Uno di loro era Rutilio Grande. Chi era e perché è stato così importante per Oscar Romero? Romero aveva conosciuto questo sacerdote era un gesuita, era un gesuita salvadoregno, cioè nativo quindi proprio del paese. C'erano molti gesuiti in quel momento in Salvador perché c'era un'università molto prestigiosa, erano però tutti di origine straniera, iberica soprattutto. E questo Rutilio Grande ha insegnato nel seminario, ha insegnato all'università e Romero lo ha conosciuto durante il periodo in cui insegnava nel seminario ed era rimasto in una profonda amicizia, lui lo dice così, fraterna, e lo considerava un uomo di Dio a cui insomma era rimasto legato dal 67 in poi fino alla morte, che appunto è avvenuta nel 77, quindi 3 anni prima della morte di Romero. Questo sacerdote è stato di fatto il primo di questa serie di sacerdoti uccisi, con cui comincia proprio la persecuzione, la violenza della dittatura, dell'oligarchia nei confronti proprio della Chiesa e degli uomini, dei sacerdoti in particolare. E che cosa ha fatto questo sacerdote? Lui nel momento in cui vedeva soffrire la popolazione, nel momento in cui anche gli altri gesuiti, insomma, come erano, che pensavano di dover cambiare anche politicamente, in qualche maniera, di creare una mentalità diversa, lui dice no, bisogna stare con il popolo, bisogna essere accanto, insomma, lascia l'insegnamento da vivere poveramente tra i campesinos nella zona dove lui era nato, nel suo paese nativo, e vive un uomo mite, vive in una stanzetta con un lumino, la Bibbia, ma attorno a sé crea molta adesione proprio di solidarietà tra i contadini. E il suo atteggiamento è quello di veramente condividere con loro di tutto. Lui diceva era trovare Cristo dove non, che non a casa, Cristo che è sulla strada, Cristo che è abbandonato. Quindi per lui non era una scelta sociologica o politica, ma era una scelta pienamente teologica, perché è nei poveri che Dio ha detto di trovarsi. Certo. Perché è nei poveri che lui, appunto, di fronte anche a questa situazione in cui la sofferenza era enorme, non bisogna dimenticare che la repressione era proprio perché costringesse questi contadini a lavorare senza nessun sussidio, quindi quasi come servi della greba in questi grandi latifondi che c'erano, e quindi anche erano analfabeti. E lui dice no, Cristo è lì, e quindi questa è una scelta che lui fa ed ha delle ripercussioni, perché anche se non è un atteggiamento politico, crea una coscienza anche è anche una
una contrarietà, insomma, da parte poi del sistema economico che invece viaggia e sì, guadagna di questo. Sì. Noi, sì, prego, poi siamo in chiusura. No. Sì. No, però insomma, è stato determinante la sua morte per gli ultimi 3 anni di Romero. Romero. Ecco, perché da quella morte lui ha ricevuto, lui lo ha... è andato quando è stato ucciso sul luogo, lo ha vegliato, la sua salma, ha detto la messa e ha detto una delle omelie anche più belle di quel suo periodo, in cui dice ecco come muore, come sta la Chiesa, che ama gli ultimi, che sta con loro e senza cadere nei riduzionismi delle ideologie. E quindi ha segnato, diciamo, quel percorso di forza, di fortaleza, come la chiamava Romero, del coraggio anche delle denunce che poi lui ha fatto negli ultimi 3 anni. Diciamo che ha raccolto un po' il suo testamento. Grazie tante. Grazie allora a Stefania Falasca per essere stata con noi. A risentirci. Grazie, arrivederci. Grazie mille. E noi ricordiamo che Oscar Romero sarà beatificato il 23 maggio. Noi sicuramente seguiremo la diretta. Penso proprio di sì, infatti.